L'avvio del mese mariano, un mese molto atteso da questa comunità. Sì, è un mese molto atteso insieme al tempo dell'Avvento, che è il tempo mariano per eccellenza. C'è questo mese nel quale la devozione dei fedeli guarda con particolare intensità a Maria Santissima. Questo mese comincia con un gesto, quello della calata, dicono, della Madonna. Penso un gesto che ha una duplice valenza. Da una parte il desiderio di Maria di Nazareth di guardarci negli occhi, non dall'alto in basso, e anche il nostro desiderio di questo sguardo orizzontale che permette, certo con le distanze che in questo tempo sono diventate importanti, però lo sguardo, l'incrocio degli sguardi, penso che sarà un'occasione importante per dirgli tutta l'urgenza che abbiamo del suo aiuto per camminare sulle orme di Gesù, che è l'unico salvatore della nostra vita. Certamente le modalità che conosciamo, con grande concorso di popolo, non si possono fare, perché io penso che Maria Santissima abbia a cuore la nostra salute, e dunque adesso stare insieme nelle masse è pericoloso. Noi dobbiamo, come buoni cristiani, onesti cittadini, rispettare tutte le norme. Penso che quest'anno ancora una volta vivremo un pellegrinaggio spirituale, che poi è la cosa più importante, perché il cammino esteriore è il segno di un cammino interiore. E penso che dunque quest'anno faremo un pellegrinaggio spirituale insieme con Maria, accanto a lei, nell'ascolto della parola di Dio, perché la pietà popolare è una grande cosa, è una grande realtà, un grande tesoro che ci è stato lasciato, però deve diventare sempre di più occasione di evangelizzazione. Io penso che il grande desiderio di Maria di Nazareth per questo mese è che sia annunciato con forza, con coraggio, il Vangelo della speranza. Perché lei mi ha detto che tipo di mese di maggio sarà questo: un mese di maggio alla ricerca della speranza.